Ciao a tutti, vi parlo da Kampala, da Luganda. Sono qui già da oltre 2 mesi ormai e anche se lentamente il progetto sul commercio illegale di avorio e sulla protezione degli elefanti continua. Purtroppo il periodo pre e post elezioni hanno complicato parecchio il mio lavoro. In quasi tutto il paese, infatti, mi è stato vietato l'uso della fotocamera. Circa 2 settimane fa, comunque, mi sono rivolto all'ambasciata italiana e grazie al loro prezioso aiuto, diciamo, presto riuscirò a fotografare il materiale confiscato ai bracconieri arrestati negli ultimi anni, che vuol dire foto di avorio, armi e trappole. Dopodiché, finalmente, mi sposterò in Kenya. In queste settimane passate, comunque, ho sfruttato, diciamo, il tempo dedicandomi a progetti secondari. Sono tornato a Kitesi, la gigantesca discarica al nord della capitale, dove ero stato circa 2 settimane fa. 800 persone che giornalmente setacciano una montagna di 30.000 tonnellate di rifiuti alla ricerca di plastica da riciclare. Persone che lavorano 10 ore al giorno e guadagnano poco più di 70 centesimi. Ho avuto poi l'onore di fotografare e intervistare Kasia Jacqueline, una famosa attivista che da anni si sta battendo per i diritti dei gay e dei transgender. Per chi non lo sapesse, essere gay in Uganda è illegale ed è un reato per il quale ogni giorno persone finiscono in carcere, vengono picchiate e perfino torturate. È legale essere gay, è legale essere amico di un gay, è legale persino che due uomini, per esempio, condividano uno stesso appartamento. Kasia si batte per loro e per farlo ogni giorno rischia la propria vita, visto che combatte contro un sistema, diciamo, potentissimo. Oggi è una delle attiviste per i diritti umani più coraggiose e fra le donne più ispiranti di tutta l'Africa. Raggiunto il Kenya, le cose finalmente cambieranno, saranno molto più semplici, per cui mi raccomando, continuate a seguirmi sui video di RCE e sul mio profilo Instagram. Un saluto a tutti, ciao!